poi gli ultimi tre. Vediamo se siamo bravi a restare in tabella di marcia e poi avrete qualche altro minuto ancora. Poi Lodana, altri 3 minuti per lei. Allora, abbiamo parlato e si è parlato dei tagli agli enti. La parola importante, ma una parola molto importante ma chiave, è revisione della spesa pubblica, cioè come gestire i vostri soldi, i nostri soldi, e questo è molto importante, da qui che dobbiamo partire. Abbiamo parlato, abbiamo sentito rispetto anche delle 1300 firme che sono state raccolte per far sì che si mantenga l'ecomuseo. Bene, allora io dico questo, siccome questa struttura è della provincia di Venezia, siccome anche la provincia di Venezia purtroppo ha problemi di tardi, come il comune di Mira, come il comune di Venezia, come tutti gli enti locali d'Italia, la provincia di Venezia ha deciso di alienare questo bene, questo immobile. Bene, però vi do già una notizia, credo molto importante, interessante e soprattutto credo che faccia piacere a tutti i cittadini di Mira, e non solo, perché l'ecomuseo è visitato anche dai cittadini che vengono da fuori Mira. Noi possiamo tranquillamente fare una proroga anche di 2 anni, perché il bene che è stato alienato, questo immobile, è stato inserito nel 2014. Nel frattempo dobbiamo impegnarci, se vogliamo veramente il bene di questo dell'ecomuseo, che tutti diciamo, allora dobbiamo impegnarci, è chiaro che se io dovessi diventare sindaco, dobbiamo impegnarci che l'ecomuseo deve essere nei prossimi 2 anni, che nei prossimi 2 anni possa ancora rimanere qui, ma nei prossimi 2 anni dobbiamo spostarlo. Allora io dico questo, dico, Palazzo dei Leoni è vuoto, quindi organizziamoci, cerchiamo di fare un bel progetto e cominciamo a riempire questo stupendo palazzo che è Palazzo dei Leoni. In questo modo riusciamo anche a mantenere questa bellissima struttura che obiettivamente, devo dire, e qua devo dare atto a chi l'ha gestita anche, ha dato veramente lustro anche alla nostra struttura. Bene, visto che si parla chiaramente, abbiamo detto che i tre argomenti sono strettamente collegati tra loro, io voglio ritornare nuovamente sui giovani. Sport per giovani. Beh, io credo che il primo sport dei giovani milesi è il pendolarismo. Eh sì, io volevo dire perché dovevo fare una richiesta a Poli che deve entrare questo sport nella nuova Olimpiade, perché i giovani non hanno la possibilità di fare sport a Mila, ne hanno ben poco. Chi vuole giocare a basket, chi vuole giocare anche a livello così agonistico deve andare a Dolo, a Mestre. Quindi per questo è il giorno del primo sport e qua dobbiamo cercare di lavorare obiettivamente tutti quanti per far sì che questo non avvenga più. Mi credo che ho finito. Grazie. Passiamo dal Vise. Chiedo cortesemente di prendere il microfono sul tavolo. A Vise Magnà, sì, anche io mi trovo un po' a mischiare i temi perché oggettivamente sono molto interlacciati. Riguardo allo sport, mi piace ricercare l'origine delle parole perché a volte ne recuperiamo il vero senso, cioè deporto, cioè dal latino, uscire al di fuori della porta, trasportare fuori, questo è il vero senso dell'attività. Lo sport deve essere un momento di contatto in cui usciamo dalla nostra casa e ci ricordiamo cosa c'è nel territorio, perché noi viviamo del territorio, quello che mangiamo viene dalla terra, e quando noi usciamo e ci facciamo una corsa, perché fare sport non vuol dire pagare 50 euro per andare in una palestra e magari andarci in alto, possiamo utilizzare con intelligenza le risorse del proprio corpo. Allora nel momento in cui usciamo, noi dobbiamo avere la palestra nella nostra città, vuol dire che noi dobbiamo avere degli spazi verdi, dobbiamo avere delle linee lungo le quali correre con la bici, dobbiamo avere delle strade sulle quali possiamo correre. Se noi facciamo un giro per Mira abbiamo un sacco di spazio verde molto, molto pregiato, molto pregevole, che però non è mantenuto come si deve. Io con rammarico, girando per i parchi, Villa dei Leoni è inqualificabile come manutenzione, c'è una fontana fantasma, sono ricomparse significativamente le siringhe in fondo al parco, assieme ai cucchiaini per l'eroina. Queste sono cose che non devono esistere categoricamente in questo comune e in nessun altro luogo. C'è la questione, sì, lo sport e la salute, il cibo. Ieri abbiamo incontrato i dipendenti e le madri che lavorano alla Serini.
la salute è quello che mangiamo oggi cammina domani, dobbiamo imparare a far sì che la cultura passi anche per il cibo. Abbiamo sentito degli interventi del tipo, beh, ma nelle scuole non riusciamo a far mangiare i prodotti chilometro zero perché i bambini non li vogliono. L'educazione alimentare è fondamentale, ciascuno di noi fin da piccolo è stato educato a mangiare ciò che fa bene e ciò che viene dalla nostra terra. È responsabilità del genitore insegnarlo, è responsabilità del comune fare sì che ci sia un collegamento diretto tra la terra e l'alimentazione locale. Riguardo all'ecomuseo, noi abbiamo collaborato con il Movimento 5 Stelle nel piccolo le nostre possibilità a mantenerlo, a sostenere la petizione, anch'io personalmente l'ho firmata via internet, abbiamo distribuito i volantini per mantenerlo. Siamo contenti che si intenda mantenerlo ancora per qualche anno. Due anni fa il Comune ha speso 50.000 euro, forse un po' di più, per mantenerlo. Crediamo sia stato un ottimo investimento. Adesso è stato avviato, si è potuto ridurre a 30.000 euro perché è entrato in corsa, la cosa funziona. Non bisogna chiuderlo. Se è proprio inevitabile, vabbè, proveremo a spostarlo, però non va terminata questa esperienza. Qualcun altro ha detto, è stata un'esperienza che ha trainato la qualità della cultura e del contatto col territorio Mira. Noi ci crediamo profondamente e nell'ottimizzazione della spesa pubblica vogliamo che sia un'esperienza che viene mantenuta e difesa. Stop. Vorrei soffermarmi su un punto che noi della Lega ci teniamo molto ed è esattamente l'occupazione del lavoro, dove effettivamente non ho sentito parlare neanche questa sera, ma io vorrei sprecare due parole anche su questo argomento che è molto importante. Allora, io ho visto a Mira che stanno scomparendo tutte le industrie grandi e medie. Questa è una cosa che a noi ci dispiace moltissimo e io penso che qua bisogna senz'altro fare qualcosa, perché è giusto parlare di tante cose, ma penso che anche questa sia una cosa importante. Lo sport è già una cosa prima, dove Mira sta completamente sparito, ma anche perché non abbiamo delle strutture dove portare questi ragazzi. È importante che noi pensiamo di creare degli spazi, degli ambienti dove tutti possano applicare lo sport che piace di più. Ecco, qua diciamo è importante per chi lavora in questa gioventù anche dalle strade e non andare a Mestre o Padova per fare qualche sport. Ecco, per quanto riguarda anche le scuole, allora aspettiamo ancora due parole, io insisto perché effettivamente le scuole a Mira, rispetto, non capisco perché si sono chiuse, perché non ce ne sono, ci sono scuole che non le mettono, dopodiché mi pare che bisogna anche qua uscire. Io insisto per ripristinare le scuole superiori, è importante perché la scuola superiore non solo sostiene i ragazzi sulla vicina di casa, ma è anche importante perché così si dà e si valorizza naturalmente il paese, la scuola è importantissima per dare un paese naturalmente più essere più alimentato. Con questo il tempo è chiuso e ringrazio. Grazie. Questa è la seconda prima di tarda. C'è il commento insieme giovani e sport. Allora, il mondo dei giovani non è facile da approcciarsi, per cui ci vuole comunque il supporto di
di chi è del mestiere per fare questo, però noi invece possiamo in qualche maniera provare a capire quali sono le caratteristiche che ci possono orientare per affrontare queste problematiche. Cioè penso che i giovani abbiano sicuramente una grande energia vitale e abbiano una grande necessità di progettare, di costruire e di rendersi in qualche maniera autonomi. Allora, se noi capiamo questo, io credo che possiamo anche capire quali possono essere le linee giuste per provare a dare delle risposte a quelle che sono le problematiche dei giovani. Allora, noi a Mira abbiamo un centro che è il centro Degano, che è una bella esperienza e che va sostenuta, bisogna continuare a sostenere, però è un'esperienza che è isolata nel territorio di Lecce. Mancano altri spazi di aggregazione, mancano altre strutture che possono in qualche maniera catalizzare l'attenzione dei giovani e la possibilità per loro di costruire qualche cosa. Allora, spazi però di aggregazione che non necessariamente devono essere delle stanze, delle sale prove, eccetera, possono anche essere per esempio dei campi polivalenti liberi per lo sport, per il gioco, per i campi da basket, per i campi da calcetto, ma possono essere anche dei progetti quelli che possono far aggregare i giovani, cioè la parola chiave è la partecipazione per noi, cioè quello di costruire insieme. Allora, nel momento in cui tu coinvolgi che sia un giovane, sia qualsiasi altra fascia d'età, qualsiasi altra ente o soggetto, tu riesci a portare a termine quel progetto in maniera compiuta e fai in maniera che quel progetto viva nel tempo. Allora, per esempio, perché non riprendere in questo caso, non so, l'esperienza del cantante e ricostruirla insieme con i giovani? Perché non pensare a delle chiamate civiche? Ci sono tante possibilità che noi possiamo mettere in campo, però dobbiamo farlo insieme ai giovani, insieme alle associazioni che nel territorio si occupano di questo. Sullo sport noi crediamo che anche qui ci sia tanto un problema di, non è vero che non c'è attività sportiva nel nostro comune, ci sono molte associazioni sportive che si danno un grande affare e anche qui bisogna sostenerle e valorizzarle, ma c'è il problema soprattutto delle palestre che vanno ristrutturate, vanno messe in sicurezza e c'è il problema anche della nostra questione del palazzetto dello sport, che certo costa tanto, però esistono progetti e possibilità di strutture che sono più sostenibili dal punto di vista economico e anche meno impattanti, e credo che su questo dovremmo mettere all'ordine del giorno. Aggiungo solo una cosa che per noi è stata importante, uno dei nostri progetti che noi abbiamo fatto, è quella di ripristinare gli antichi sentieri, i cosiddetti trosi, perché ricostruire una rete ciclopedonale alternativa, può essere un'ottima occasione non solo dal punto di vista del turismo lento, ma anche per incentivare il tempo libero e lo sport all'aria aperta, non solo per i giovani ma per tutti i cittadini. Ed è giusto, chiunque di noi farà il sindaco, io vorrei dal cittadino che come spendiamo le risorse nel nostro comune rimanga, diciamo, uno dei fattori di virtuosità che deve essere orgoglio, io dico, di tutta la comunità. Quattro dati, così capiamo tutti. Il rapporto delle entrate del comune di Mira, entra 100, 70 viene distribuito sotto forma di servizi ai cittadini, 30 serve per pagare la macchina. Quindi questo è un primo, diciamo, rapporto che dovrebbe essere mantenuto. Come vengono spesi questi soldi? E arrivo perché c'è anche la parte della cultura del sociale. Di 17.438.000 euro, 5 milioni vanno per il personale, 28%, 7 milioni e 2 sociale, cultura, servizi, 4 milioni e 9 vanno per le manutenzioni, 295 mila euro, il 2% della spesa corrente va per i costi della politica, cioè quello che è l'attività dell'amministrazione e del consiglio. Quindi è un rapporto che giustifica che c'è una scelta proprietaria per il fatto di investire sul sociale e sulla cultura. Ci sono delle opportunità, non possiamo sempre darci la zappa sui piedi. Allora, noi siamo città d'arte, è stata una faticaccia, ci hanno riconosciuto, la provincia ci ha riconosciuto questo, però è un titolo vuoto se non si riempie di contenuto.
però è un'opportunità non solo per gli operatori locali, ma anche per il fatto che possiamo, per esempio, concorrere, richiedere finanziamenti, fare dei progetti. Questo è un bollino, diciamo, positivo per l'ILA. Siamo all'interno del progetto UNESCO, conferenze. Siamo la combinazione del Canale Grande, quindi questa è una grande responsabilità perché il nostro territorio, e qui è un altro discorso, ma quello delle infrastrutture, non devono ovviamente impattare pesantemente sul territorio, che se è il patrimonio dell'UNESCO evidentemente deve fare le scelte ambientali e culturali di livello. Forte Coelho può diventare il nostro grande centro, diciamo, ricreativo, il polmone verde, quello dedicato anche alle tecnologie applicate. È stata strutturata una, un prototipo di casa futura per risparmio energetico. Quindi questa è una grande prospettiva. Alla fine, ecco, è il museo. È vero, c'è un progetto cofinanziato, c'è uno scambio di strutture, di ville. Noi qui siamo in casa della provincia, la sede universitaria di Villa Mocenigo, Oriago, invece è nostra, e quindi c'è una convenzione dove la provincia mette le risorse, il comune pure, e si permette di iniziare questa esperienza dell'ecomuseo. È in scadenza, noi possiamo dire se la provincia conferma che possiamo rimanere qui, questa è la sede ideale, anche perché è ritornato un affresco antico da bambini che era stato nei magazzini della provincia per tanto tempo, quindi ha dato valore maggiore a questo luogo. Ma se questo non fosse possibile, l'esperienza va continuata in Villa dei Leoni. Anche lì bisogna trovare delle risorse, perché bisogna essere chiari che questa esperienza non sola perché è un motore culturale, ma deve avere anche le risorse per farlo. Quindi questa è una grande prospettiva, cioè dedicare o assegnare all'ecomuseo quello che è, diciamo così, il promotore di tutte le iniziative poi culturali che dobbiamo coordinare. Sport? Ti devo fermare, lo sport hai i prossimi 3 minuti. 3 minuti dopo, bene. Allora, il Comune ha sempre avuto un ruolo sussidiario verso, diciamo, l'istruzione, cioè gestisce gli edifici, gestisce i servizi sociali. Io penso che invece il Comune debba far partecipare tutti all'istruzione. Perciò io credo molto in dibattiti costanti con la popolazione sull'istruzione, perché dai figli, da quando sono piccoli, hanno bisogno veramente di una guida essenziale, e questo ce lo può dare solo l'istruzione. Dibattiti con la popolazione, dicevo, è un accordo di programma. Io sono, penso che un accordo di programma tra l'istituzione, istruzione e il comune sia una cosa necessaria per far funzionare questo, per, appunto, per i giovani, ma anche per le altre persone. Tutti dobbiamo avere la possibilità di arricchire il nostro patrimonio, sia di istruzione che di cultura. A proposito di questo, a breve ci sarà in regione, si formerà un tavolo di confronto e di organizzazione per le fattorie sociali e didattiche. Penso che con tutto questo ben di Dio che abbiamo in questo territorio sia una cosa veramente interessante, proprio dal punto di vista didattico e sociale, perché oltretutto può anche dare lavoro. Ci sono i finanziamenti, io sono a vostra disposizione per elencarvi anche queste cose, e vi assicuro che verranno coinvolti, oltre appunto che le persone che hanno delle aziende agricole, le ASL e vari soggetti pubblici e privati, che possono dare veramente una svolta a questo territorio che è un po' dormiente, ma noi ce la metteremo tutta. Grazie. Casomai se dobbiamo restituire questo stadio alla provincia prima che finiremo il... Allora parlerò, allora cercherò di lanciare alcuni messaggi sul tema dello sport. Allora, la prima questione che riguarda il mondo sportivo di Milano, il mondo delle associazioni, che è un mondo non solo che se la cava, ma che se la cava alla grande, perché abbiamo medagliati e campioni mondiali in quasi tutte le discipline, qui ci mettiamo dalla bici al calcio, al canone, alla canoa, alla raniera, al rugby, alla danza, e chiedo scusa a quelli che mi dimentico,
primeggiamo, però appunto la lamentela è che molto spesso devono emigrare per espletare queste loro attività. E la prima carenza che lamenta il mondo dello sport è quella di non avere un interlocutore, di non essere ascoltato. C'è una consulta dello sport che deve ritornare a essere il momento centrale in cui le consulte dialogano con l'amministrazione per risolvere e per cercare di gestire i loro problemi. E i loro problemi sono i problemi di spazi, i problemi di luoghi idonei, problemi che a volte possono essere risolti perché le associazioni hanno capacità di comprendere che le risorse sono poche. Ma se sono coinvolti, come queste risorse vengono gestite, forse le questioni vengono risolte meglio. E ogni anno si fa un investimento, si deve rendere una palestra polifunzionale non solo a norma per quanto riguarda le norme di sicurezza, ma anche conforme a quelle che sono le regole dei vari sport, cioè una palestra regolamentare dove i vari sport si possano dedicare. Ci sono attività sportive che vivono di fatto di volontariato. Abbiamo fatto recentemente un'iniziativa con la pesca sportiva. La zona della Conca Busso potrebbe essere una zona dove c'è un progetto di riqualificazione del genere civile a Piazza Vecchia, su Lidovia, per diventare una zona di pesca sportiva, una zona di modellismo navale, una zona anche di turismo, perché poi queste cose generano un indotto anche domenicale piuttosto interessante, e altrove questo viene fatto. E poi sinergia con gli enti sportivi e con eventualmente privati per poter riqualificare delle strutture e restituirle a loro uso. Ci sono delle aree già nella zona della piscina che ben si prestano a diventare un centro sportivo polifunzionale con un investimento minore che in altre parti, lì si deve investire con razionalità. Sì, parliamo di sport di giovani. In pratica io parto sempre dalle risorse, perché le risorse, recepire le risorse, che cosa significa? Avere anche degli sponsor per lo sport, perché le associazioni sappiamo che ce ne sono a mille, però hanno bisogno anche di essere supportate, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte con i soldi a disposizione del comune, perché i patrocini servono, ma sappiamo che sono molto limitati per quanto riguarda le somme. È chiaro che le risorse poi mettono in moto anche tutta una macchina produttiva dell'economia milanese che può servire anche per riattivare quelle che sono le palestre, o comunque per manutentarle, perché le nostre palestre a Mira non sono in condizioni ottime, lo sappiamo tutti, e alcune non sono neanche a norma, come non lo sono gli edifici scolastici. È chiaro che lo sport, come diceva anche chi mi ha preceduto, ci sono delle realtà di eccezione, perché siamo riusciti a mantenere nel tessuto del territorio queste associazioni che con buona volontà e con vari sforzi sono riuscite ad andare avanti. Io penso che lo sport sia poi un momento di aggregazione come lo è la cultura, come si diceva prima, e quindi lo sport però può essere preso in considerazione anche nei momenti fieristici, perché non ci dimentichiamo che la fiera dello sport nel 2010 è stata fatta con i fondi del comune molto limitati, e invece meriterebbe più spazio, perché insieme alla fiera dello sport, che è una vetrina, ci sono anche le associazioni culturali che possono essere i giovanili, che possono essere prendere una certa visione e possono essere viste non solo dagli abitanti del comune di Mira, ma anche possono essere un'attrazione per quelli che sono investitori o persone che sono interessati ad associarsi con le associazioni sportive del Mirese, perché ripeto, noi dobbiamo stare sempre fermi all'interno dei confini del nostro comune. È chiaro che abbiamo delle cose che sono specialistiche per noi, sono dei brand che noi dobbiamo, per i quali dobbiamo tenere alta la bandiera, però solo facendo sinergia anche con gli altri comuni e altre associazioni possiamo uscire da questo impasse. Per me poi non mi nascondo che una preoccupazione, sono stata consigliere e avendo anche partecipato alle commissioni del sociale, una preoccupazione forte, perché questo è anche un momento di aggregazione e i giovani si trovano e si scambiano anche dipendenze della droga, dipendenze dell'alcolismo, perché c'è molta solitudine. È molto carente il territorio, c'è un progetto Nuovi Contatti che purtroppo ha delle risorse molto irrisorie che vengono dalla regione, i comuni non ce la fanno, però noi siamo intenzionati, sono 2.500 euro,
a portarli anche a 5.000 per quanto riguarda i comuni, se si può aprire un centro di ascolto anche a Mira, visto che ci sono eventi annuali a Cazzago. Questo si chiama nuovi contatti, perché il problema della droga è un problema che investe i nostri figli e non solo, ed è un problema molto importante e grave. Grazie. Grazie a lei.